Ma buongiorno, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Cotte di Crude, il programma di cucina targato 264. La musica è già nell'aria, stiamo per salutare il 2022, accogliamo il 2023 e accogliamo anche loro, Gloria Procopio e Roberto Portanova. Venite ragazzi, direttamente con loro trenino, pronti per festeggiare oggi. Facciamo un dolce speciale in occasione di Capodanno. Perché il dolce non deve mancare neanche a Capodanno. Non devono mancare niente di Gloria e Roberto. Wow, sempre presenti. Devo occhialare. Oh, adesso sono pronto. Sto meglio, no? Ammazza, vero? Come sei il mio ottico sarà sicuramente d'accordo. Bene, bene, bene. Ragazzi belli, come stanno andando queste pezze? Bene. Ma non mi trovo un po' più grassa? Ma sei sempre in forma, siete sempre bellissime tutte e due. È un mamagno però, Avete mangiato? Avete mangiato a Natale, ragazzi? Un sacco di cose. Tante cose? Mamma mia, siamo sempre a mangiare sempre, qui. Sempre, veramente. E allora, io direi che fatemi sapere innanzitutto su Instagram come passerete questo Capodanno, se avete già organizzato il veglione, qualche gita fuori porta, qualche mega festa, se invece state a casa più tranquilli, anzi noi che facciamo? Andiamo a chiedere al nostro Daniele Ricciuto, interno 911, vediamo lì dove passa. Daniele? Eccomi! Salve, buongiorno. Buongiorno. Dove passi Capodanno? Dove lo passerai? In qualche a un veglione. Ad un veglione? Sì, sì, un sì. Po' anni 80, anni 90, sì. Impellicciato. Esatto. Ma non ancora veglioni. Daniele ci va, che te ne dove va? Dove lo fanno sto veglione che prendiamo pure noi? È un ristorante qui a Roma. Dai. Una cosa esclusiva? Sì, sì, poi si trasforma in discoteca. Una location non per tutti? Esatto. Wow, quindi non ce lo dirà mai. Ci andrà con l'NCC. Che non ce lo dirà mai. Io nel frattempo mi sono la febbre, va? Mi sono la febbre. Ciao Daniele! Ciao! E allora, fatemi sapere su Instagram che cosa farete per questo Capodanno. Intanto noi vi diamo un'idea. Il dolce lo portiamo noi. Così dove vi invitano, vi portate il dolce. Gloria e Roberto, che cosa abbiamo pensato? Che cosa avete pensato questa volta per questa puntata? Speciale Capodanno. Appunto, perché Capodanno facciamo un dolce, cioè una torta moderna, però molto semplice, perché con tutte queste feste, gli invitati, la gente deve preparare tante cose, quindi una cosa molto sbrigativa. Ah, una cosa sì. E poi gli diamo una forma particolare, diciamo, proprio per la serata. Di Capodanno. Di Capodanno, sì. Ecco. E allora io direi, prima ancora di partire con la grafica della ricetta, voglio farvi una domanda. Partiamo da te, Gloria. Oddio, cominciamo, allora. C'è una tradizione, sì? La sera di Capodanno, sì? Che è quella di indossare l'intimo intimo rosso. Sì. Allora vorrei sapere se tu la notte di Capodanno, sei Capodanno, anche tu porti, sei solita portare l'intimo rosso? Certo che sì. Come regalato tu... o comprato da sola? No, allora, attenzione. Negli anni ho imparato una cosa, sì. Noi donne ce lo dobbiamo comprare da sole. Da sole, da sole l'intimo, okay. Sì, perché gli uomini non beccano mai una misura. Non prendono mai colore, no. Vabbè, compratevelo da sole e fate una sorpresa. Io faccio così, mi compro un intimo super super sexy, regali. Me lo regalo. Ma rosso? Certo. Cioè, augurale, perfetto, assolutamente, bene. Assolutamente, rigorosamente rosso, se è di pizzo secondo me è meglio. Ancora meglio. Molto sexy. Ok. Vabbè, quindi avevo capito, già, la domanda era, diciamo, se porti gli slip, però fine, stop, non è che dobbiamo proprio, ecco, vabbè, va. Roberto, intimo rosso sì o no? No, perché no? Ma no, no. Perché no? Un boxerino, uno slip, no, rosso. Ma non l'hai mai messo? Mai, solo slip. Non l'hai mai messo l'intimo rosso? Ma sì, da ragazzino, sì. Così. Mia madre era contenta. E te le regalava. Sì. Tu hai mai regalato intimo rosso, no, per Capodanno? No. Lo vedi? Lo vedi? Facciamo bene a comprarcelo da che sole. Che vuol dire? Scusa, che vuol dire? Perché? Che fa l'intimo rosso? Porta fortuna, no? Daniele Ricciuto? Sì? La sera di Capodanno? Sì? Intimo rosso? Assolutamente sì. Vedi? Ma intimo col pizzo? Ma dai! Ciao Daniele! Questo è un programma di cucina, ragazzi! Cioè, il 2023 mi serve ancora questo lavoro, sì, a me, Grafica della ricetta. Io ho una domanda semplice. Intimo rosso sì? No, ma il body pizzo. Ma tu fai sempre le domande. Quanta, tu, ma siete voi! Tu! Spingo. Daniele, la grafica, salvami. Eccola qui. Allora, oggi prepareremo questa torta
moderna di Capodanno. Partiremo da una base croccante, stavo per dire piccante, niente, oggi sono partito 90 grammi di cioccolato fondente e 50 grammi di riso soffiato. Questa è la base, Roberto? Sì, questa è la base croccante. Ok, poi che cos'altro abbiamo? La ganascia al cioccolato fondente. Sì, come inserto, la metteremo come inserto. 200 grammi di panna fresca e 180 grammi di cioccolato fondente. Sì. E poi la mousse alla vaniglia, 300 grammi di panna fresca liquida, 150 grammi di albumi, che sono all'incirca 4 albumi di 4 uova medie, giusto? Sì. 280 grammi di zucchero semolato, 80 grammi di acqua, 2 bacche di vaniglia evviva, 4 grammi di gelatina in fogli. Poi decoreremo con lo spray oro che Roberto ha portato da casa perché io non l'ho trovato, la foglia oro e le decorazioni in pasta di zucchero. Che anch'io l'ho trovato lo spray oro. Piccola cosa, visto che non l'ha trovato neanche lui, l'ho portato io, quello rosso. Però. Quello rosso. Sì, diamo un po' l'idea ancora del Natale, delle visto che siamo rosso, feste, diciamo, facciamo all'intimo. E poi ragazzi, ci mettiamo un po' eccolo del tocco chic. L'ha portato l'oro, hai visto? Questo rosso che torna, vabbè. Ci comunque sarà tutto. Allora, come hai visto, Manu, è molto, molto, molto veloce. Un amore che non posso. E questa la sappiamo. Allora, è tutto molto veloce, vai. Vai. Tostiamo il riso soffiato. Sanremo, ragazzi. Oddio, non vedo l'ora, io lo adoro. Io ho visto i nomi dei big. Lo adoro. Ma avete visto il ritorno di Paola e Chiara? Sì, fantastico. E i cugini di campagna? Ah, pure i cugini di campagna, sono molto in effetti. Curiosa. Anche se ragazzi ci sarà Mengoni, quindi secondo Mengoni, me non ce ne sarà per nessuno. Anna Oxa, io ancora mi ricordo Anna Oxa nel 99, con Senza Pietà. Ragazzi, Anna Oxa sì, è fantastico. Voglio vedere il look di Anna Oxa Sanremo, sarà pazzesco. Mia, stupendo. Mettiamo a tostare il riso soffiato. Ok, e Roberto con quel cioccolato che fa? Lo sto tagliando così lo sciolgo al microonde, sì. Okay. Ovviamente il riso soffiato lo tostiamo perché così è più croccantino, altrimenti ha quella consistenza un po' fastidiosa che si appiccica sotto i denti, capito? Bene, bene, bene. Io intanto qua sbirciavo perché Roberto ha portato, guardate, questi stampini. Aveva portato. Aspetta, vediamo un po', così stanno dritti o meno, manca il 3 girato. Eccolo qua, perché andremo a fare lo 0, lo facciamo due volte, così faremo un 2020. Così è 3002. Serve il 2, lo 0, anzi, lo 300, 0 non serve, no. Faremo il 2, vabbè, comunque abbiamo un 2, uno 0 e un 3, faremo il 2023. Ce la faremo 2, a scrivere 2023. Forse. Forse scriveremo buon 2023. Allora, vado a sciogliere. Dove vai tu? Al microonde. Nel microonde. Serve uno studio più grande qua. Abbiamo bisogno di uno studio più grande perché non c'entriamo più. Aggiungiamo sempre cose nuove. Che profumino. Come va questo io riso soffiato? Fame, con tutto che mangio da giorni, perché la fame porta fame. Ecco, capisci? Che profumo, Gloria. Senti, il nostro risetto. Sembra di stare, sai, quelle feste di paese, con le bancarelle fiere, e quant'altro, sì, quelle sì, belle dove fiere. Dove ci sono tutti questi dolciumi. Allora, che combini? Come base prendiamo un anello in acciaio. Okay. Ci mettiamo sotto un foglio di carta forno, così non si attacca una volta che si congela. Mm-hmm. Se ci possiamo mettere o un po' di acetato intorno, mm-hmm, così poi lo togliamo, o altrimenti io di solito faccio che lo faccio direttamente qua e poi con il cannello lo riscaldo e si sfila, capito? Ok. Anche col calore delle mani, anche visto che non mani, è tanto grande. Bene. Mani, sì. Si scalda. Si scalda e esce tranquillamente. Va bene, ok. Ora, cioè, per farvi vedere che comunque, ora vedrai, la base è velocissima, quindi la cottura è solo per tostare il riso, ma è veramente ricetta... Veloce. Sì, come finito il cioccolato. Ma sai che proprio mi piacciono questi occhiali? Ti piacciono? Il nostro regalino. Mi ha portato. Belli, eh? All'ultima visto che moda. Non ci vuoi dire se porterai all'ultimo lo slip grido. Il boxer e rosso. Chi lo sa, bisogna vedere se me li regalano. Intanto ti metti questi. Ah, perché bisogna regalarli, abbiamo detto. Ma sì, dai. Sarebbe così. Auspicabile. Funziona. Sì, però io
Che cavolata. Tu ti provvedi come da sola. Come le lenticchie il giorno di Capodanno. Certo! Che non ti mangi le lenticchie? Con le mani, con le mani. Con le mani si mangiano, è vero! E con le mani, con le mani, bravo. Con le mani, ciao, come ciao. Va quel cioccolato? Ci piano piano si sta sciogliendo. Po', sì. Daniele Ricciuto, Capodanno, lenticchia sì, lenticchia no. Quello lenticchia sarà al veglione. Sì. Al veglione, chissà che combina, capito? Mamma mia. Tutto elegante andrà, immagino. Ma metti il papillon, la cravatta. Ma che, com'è l'outfit di Daniele Ricciuto? Ricciuto la sera di Capodanno? Papillon. Papillon, ah, è proprio. Andrà proprio, capisci? Sarà... Grazie. Andrà proprio, capito, come si deve. Vabbè, vedremo gli outfit poi sulle varie copertine, immagino. Su Instagram vogliamo vederti. Ma le vedremo sulle riviste patinate, scusa. Qui ci siamo. Ci siamo. Ok, arriva il cioccolato, lo mettiamo direttamente dentro. Va bene, quindi bisogna... Ah, ok, ok. Qua, quindi riso soffiato tostato. Riso, soffia, spengo questa piastra, sì, Gloria. Sì, spengiamola. Spengo, ok. E cioccolato, cioccolato fuso, cioccolato fondente. Non la spegne, scusa, nel frattempo dobbiamo fare la ganache pure. Facciamo la ganache, vai. Facciamo la panna. Approfittiamo, approfittiamo. Scaldiamo la panna. Ok. Sempre su. Allora, ci siamo col cioccolato, eh. Ok. Wow. Un attimo. Andata? Ho sentito un calore. Dimmi sì, tu, quindi, aspetta che sciogliamo bene il cioccolato, ci siamo, dai. Ok. Bravi ragazzi. Buttiamo dentro tranquillamente, questa è già una base croccante questa fatta è la base al volo. Croccante. Sì. Bella croccantina, insomma, perché il riso soffiato quando l'abbiamo... Ma che profumo. Bella. Questa è un po' come un dolce famosissimo che ha un nome un po' giapponotto. Aspetta. Che comincia con la N e finisce con la N? Oddio, no. Aspetta. N-I-N-I? Ah, sì. No, ma quello però non è un... È una marca di un biscotto. Di un cioccolato, diciamo. Sì, questo qua è fatto così. Sì, è fatto così. Mm. Tu forse non li conosci. È un nome di un biscotto che si fa con... Proprio esattamente forse così. Forse ho capito il... È un quadratino. Sì, però non mi ricordo il nome. Sì. Allora, che mettiamo poi il significato. Ah sì? Del. Ok, ok. Ecco perché ha detto Giappone. Ho capito, ho capito. Mettiamo la base direttamente nell'anello, la stendiamo. Ok, ok. Okay, metto un po' qua, intanto io taglio il cioccolato. Avete qualche tradizione voi a Capodanno, ragazzi belli? Al di là dell'intimo, non riapriamo questa parentesi? Qualcosa che si può dire alle ore a quest'ora? Alle ore 11:30 qualcosa che mi possa far riconfermare il programma per il 2023? Cioè qualche tradizione? Allora, nel frattempo questa metto dove questo va? Nel frigo? Vai. Congelatore, ah, in nel frigo, congelatore, insomma. Va bene. Okay. Siccome abbiamo poco tempo, vabbè, lo lascio in frigo, dai. Va bene. Qualche allora, tradizione ce l'hai, abbiamo, Gloria? Abbiamo... Ma questa la devo scaldare? Quella è già scaldata. Ah, è già scaldata. Sto tagliando. No, facciamola. È già bolle, dici? Prima sì. Facciamola sobbollire. Mettiamola. Sì. Mi stavo anticipando con questo. Allora, ti do una mano, dai. Ok. Facciamo prima. Perché adesso ci mettiamo il cioccolato? Perché adesso facciamo la ganache. La famosa ganache la al cioccolato. Ganache, che tanto ci piace. Che ci piace tanto. Che tradizioni abbiamo a Capodanno? Fammi pensare. Non so, più nella vostra famiglia, magari qualcosa che fai sempre tu. Che ti capita? Io... No, sai cos'è? Il Capodanno io lo passo sempre rigorosamente da quando sono diventata mamma, a casa con le bimbe e gli amici. Sì, quindi sì, non sono più da... No, mi hanno un po' stufato. Sì. O fuori al centro, no? All'epoca si usava quando ero più giovincella. Andare al concertone. No, ma poi rischi di rimanere bloccato in macchina perché Roma è non caotica di più. Quindi rischi praticamente di passare la serata notte nel traffico. Sì, bravissimo. Al freddo e al gelo, tra l'altro. Bravissimo. E quindi. E invece Roberto che fa a Capodanno? Solitamente, non quest'anno, non vogliamo spoilerare quello che farai. Solitamente mangio. Strano! Senti, ora Capodanno a casa o che Capodanno strano in festa come Daniele Ricciuto? Allora, da noi per esempio, al mio paese, ogni Capodanno facevamo, c'era il veglione organizzato dal comune. Okay. Quindi andavo sempre al veglione. Però pensavo che ormai non si facesse più. Invece a quanto pare lo fanno anche a Roma. Ok. Di solito lo passo a casa, sì. Ok. Sì. Vabbè, quest'anno è già deciso? No, ancora no. Ancora no? Vabbè, c'è ancora un po' di... Il dolce comunque ce l'abbiamo, ecco, quello volevo dire. E tu invece che fai a Capodanno solitamente? Sei da locale o da casa? No, sono più da casa con amici.
casa con amici o casa di amici. E possibilmente una casa dove sì. o si può rimanere a dormire, se non è direttamente casa mia, insomma, o comunque qualcosa facile da poter perché poi, che mi permetta poi che mi permetta. Allora, se stiamo a casa mia o solo per Capodanno. No, nel senso, o è casa mia oppure casa di amici dove io posso poi dormire o quantomeno tornare a casa in facilità, ecco. Ok. Questo è dove l'ho fatto l'anno scorso? A casa di amici, sì, ok, mi ricordo. Secondo me il Capodanno a casa è un po' che più poi da io adulti, ti posso dire, no? Io, cioè, mezzanotte, l'una alle due che ridiamo, scherziamo, poi vado poi a letto. Basta, io pure non cioè, so. Nel senso, io le sei della mattina proprio. No. Non fai fuochi d'artificio al balcone che fanno gli altri. Bah, cioè, molto. Ah, ecco, e poi questo voglio sapere. Per esempio, questa è una tradizione mia, vedi, vai, mi sta a far ricordare. Lo vedi io che ce l'hai le tradizioni. Almeno un petardo lo sparo ogni anno. Lo devi sparare. Ah, sì. Vedi? E poi da qualche anno, tipo da due annetti, sì. o lancio una lanterna con un desiderio. Ah, okay. Vero, o faccio volare un palloncino con l'elio. Con un ho desiderio. Ho capito, con un desiderio. Esprimendo un desiderio. E allora io direi che quest'anno esprimiamo un desiderio pure noi. Magari facciamo un dolce e esprimiamo un desiderio. Ah, è vero, sì. Facciamo possiamo così. Fare una facciamo un dolce nostra. Ed esprimiamo un desiderio. Anche una cosa semplice. Se vi va, perché stavo cercando qualcosa da rilanciare su Instagram. Eravamo partiti con l'intimo rosso. No, meglio no, di no. Fare meglio. Le foto, ecco, bisogna fare storie verdi. Invece, magari, se vi va, fate un dolcetto che può essere veramente anche una cosa semplicissima. Fate una foto al vostro dolce, se l'avete fatto, oppure se non l'hanno fatto, oppure vi inventate una robina, pure una fetta di pane con la crema di nocciole più famoso del mondo. Taggate Cusano Italia TV, taggate Gloria, Roberto, taggate me e riempiamo Instagram di dolci per questo 2023 nuovo. Cominciamo perché abbiamo bisogno con di dolcezza. Cominciamo con dolcezza. A proposito di dolcezza, come va questa base? Allora, la base già un po' si è rappresa. Adesso ci meraviglia. Mettiamo sopra la ganache. La ganache. E va congelata. Questa però va congelata, sì. Ma vuoi un fatto. Facciamo proprio alla sbrigativa. All'americana. Le torte moderne, l'unica pecca delle torte moderne è che si fanno in due giorni, perché devono stare una notte. Sì, anche quello, sì, è carino. Ma facciamo così, qua. Gli piace più fare dai, una cosa appassionata. Io ho sempre paura a versare. Ecco qua, qua. Ah, va bene. Ah, vabbè, hai ragione, hai ragione. Ok. Ma che bello. Allora, questa ciotola poi la mettiamo da parte per Daniele Ricciuto. E questa va direttamente in congelatore. Bene, allora intanto che tu congeli, grafica della ricetta. Riassumiamo un po' quello che abbiamo fatto. Siamo partiti dalla base con il cioccolato fondente e il riso soffiato. Il cioccolato fondente l'abbiamo fuso al microonde per qualche minutino. Il riso soffiato, Gloria, l'ha tostato su un pentolino. Sì. E te faccio pure la rima. Poi abbiamo preparato la ganache al cioccolato con 300 g di panna fresca e 180 g di cioccolato fondente. La ganache, ve lo ricordo, è un errore della pasticceria, esatto, che si è rivelato poi una meraviglia. Adesso invece dobbiamo preparare la mousse. Per la mousse alla vaniglia abbiamo bisogno di 300 g di panna fresca liquida, 150 g di albume, che sono all'incirca 4 uova medie, 280 g di zucchero semolato, 80 g di acqua, 2 bacche di vaniglia e 4 g di gelatina in fogli. Questi sono tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare questa ricetta. Quanto mi piacciono questi occhiali, me li rimetto un'altra volta perché proprio sono carini. Eccoli qua, belli. Ti metto l'acqua qua? Sì. Che fate? Non che combinate? Perché, vabbè, li idratiamo e poi la sciogliamo al microonde. Sì. I fogli in gelatina. Idratiamo la gelatina, così la rendiamo un po' più, si scioglie prima. E partiamo facendo una mousse base meringa stavolta. Viene bella leggera, areata, molto base molto meringa, buona, una variante, soffice, no, della mousse. E per farla va preparato uno sciroppo con acqua e zucchero. Sì. Robby, intanto nel frattempo io tolgo il tuorlo da dalle quattro uova. Dalle quattro uova. Nel frattempo Gloria deve portare lo sciroppo a 121 gradi. A 121 gradi. Bollire fino a che non arriva a 121 gradi. Ce l'ha il piattino. Per pastorizzare gli albumi, che ricordiamo sempre, le uova quando
si devono fare dolci che non vanno in forno, vanno sempre pastorizzati. Sì, è vero, questa è una cosa molto importante. Assolutamente sì. Perché parliamo proprio di sicurezza alimentare. Certo. Intanto do una sbirciatina pure a questo bellissimo stampo che ha portato... Che ha portato Roberto. Non è una plafoniera come può sembrare, vedete? Ma questo sarà è uno stampo in silicone. Ecco, se lo metto così si vede. Sì, si vede, perché si vede. Daremo alla torta moderna di Capodanno, si può dire a diamante, Roberto? Sì, sì. Come si dice? Una pietra preziosa. A pietra preziosa, capite? Sarà un dolce prezioso proprio. Bene, bene, bene. Manu, io adesso devo cominciare a far casino. Ecco, e fai casino, devi frullare, giusto? Sì, prendo la riccia capelli di Gloria. Vai con la riccia capelli. Oggi sono riccia, noi ci mettiamo un po' di pepe. Questa cosa. Vai. Comincio perché comincio a montarlo nel frattempo che lei arriva a 121 gradi. Anzi, aspetta un altro po'. Aspetta un quasi. Secondino aspetta perché un non altro è ancora po'. Aumentato adesso. Però lo sai che faccio nel frattempo? Che vuoi fare? Mi faccio la bacca di vaniglia e la metto lì negli dentro. Alburi. Va bene, vuoi un coltello? Certo, caro. Per la tua gioia ci saranno ben due. Che poi Natale è passato, ma tu non ci hai fatto niente. Ma io ci gioco, ci posso, ci faccio. Mi invento, capisci? Allora, per la mia gioia. Vaniglia, ovviamente noi ne abbiamo messe due, però più ne mettiamo più saprà di vaniglia, capito? Per la gioia di chi ti vuol bene. Però io per esempio mi piace tantissimo. Al posto per esempio della vaniglia possiamo usare la famosa fava tonka, per esempio. Piace la fava tonka, eh? Aromatizziamo alla fava tonka, che è un ottimo sostituto, è un altro gusto, però si usa anche alcuni pasticceri. Al posto della bacca di vaniglia. Alcuni pasticceri la usano. E allora, siete più da bacca di vaniglia o da fava tonka? Facciamo partire subito questo contest su Instagram. Fava tonka o bacca di vaniglia? Fatecelo sapere, io non l'avevo mai utilizzata. Cioè, per esempio, alcuni pasticceri usano la fava tonka anche per aromatizzare la crema pasticcera. Ok. Io, per esempio, non sono d'accordo perché la crema pasticcera va fatta con... Devi abbassare, con la vaniglia. Gloria? Sì, ok. Ah, perfetta, con la vaniglia, sì, meglio. Secondo me meglio. Sì, però ovviamente se uno vuole da un... A quanto dobbiamo arrivare? Diverso, a quanto stiamo? A 107. Siamo allora, a 107. Io comincio allora, dai. Comincio a frullare. Perché poi questa va lì dentro. Sì, e pastorizza le uova. E pastorizza. Ok, ok. Montati a neve? Montiamo, poi una volta che ci mettiamo lo sciroppo va montato fin quando non si raffredda tutta. Va bene, va bene. Questa è la famosa meringa, capito? All'italiana. Buona. All'italiana. Ok. Bene. Bene, 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 bene. E si frulla, si frulla, si frulla. Si frulla, si frulla, si frulla. Allora, io intanto mi vado a rivedere la grafica della ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Attenzione, 121 gradi, eccoli. 121. A filo, albumi, sì. Perfetto, e bisogna continuare a frullare, giusto? Finché non si raffredda diventa bella consistente. Ok, si frulla, si frulla, si frulla e poi dopo va lasciata raffreddare. No, no, si raffredda mentre stai frullando. Ok, ok, adesso ho capito. Quindi con una planetaria è tutto molto più veloce. È tutto più veloce. Mentre certo. Magari questa si faceva da sola, noi potevamo semimontare la panna, per esempio. Va bene, va bene, va bene. Allora facciamo così. Al volo proprio Daniele le grafiche delle ricette, così le leggo prima di andare in pubblicità. Intanto tu continui a frullare. Allora, la base croccante, 90 g di cioccolato fondente, 50 g di riso soffiato. Poi ancora siamo passati alla ganache con panna fresca e cioccolato fondente, 200 g e 180 gradi. Poi adesso stiamo preparando la mousse alla vaniglia, 300 g di panna fresca liquida, 150 g di albumi, 280 g di zucchero semolato, 80 g di acqua, 2 bacche di vaniglia, 4 g di gelatina in fogli. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto, ce ne andiamo in pubblicità, dopodiché torniamo con Gloria e Roberto che stanno montando questa meraviglia
e concludiamo questa ricetta di Capodanno. Io frullo. Tu frulla, a tra poco. Di nuovo bentornati in onda con Gloria Procopio e Roberto Portanova. Oggi una puntata speciale dedicata, come questa musichetta ci suggerisce, al Capodanno. Stiamo preparando una torta moderna, una torta moderna di Capodanno, capite? Facciamo il giro? Dai, facciamo il giro. Da fa veloci. Siamo pronti? Ci siamo smontati tutti. E allora, ragazzuoli, dove siamo arrivati? Allora, abbiamo lasciato la nostra meringa. Eccola. Guarda quanto è lucida. Bella. Adesso. Piano, fa paura. Spritziamo la nostra colla di pesce che si è reidratata. Ci mettiamo un goccino di panna e l'andiamo a sciogliere al microonde. E io nel frattempo se mi monto la panna. L'altra io sono quello del macello, quello che fa sempre casino. Vai. Guarda qua le cose che abbiamo sporcato oggi. Marta è contenta comunque. Vabbè, aspettiamo un attimo, intanto che. Giustamente. Io faccio casino, ragazzi. Aspetto te che abbiamo. Che finisce e poi scaldo quella cosa al microonde. Sì. La panna semi montata, vale a dire non montata del tutto. Va bene. No, io riassumo quello che abbiamo fatto. Sì, la mousse l'avevamo detto quando scendava dentro, sì. Sì, abbiamo detto. Rivediamoci la mousse, Dani. La mousse. Eccola qua, la mousse alla vaniglia l'abbiamo preparata, la stiamo preparando con una panna fresca liquida, 300 grammi, 150 grammi di albumi, che sono all'incirca 4 albumi di 4 uova medie, 280 grammi di zucchero semolato, 80 grammi di acqua, 2 bacche di vaniglia e 4 grammi di gelatina in fogli. L'acqua serve per reidratare la gelatina che a breve andremo a sciogliere nel microonde. Abbiamo fatto questa bella meringa, abbiamo detto la meringa all'italiana, e adesso la panna semi montata. Allora, ci siamo. Intanto Gloria prende la corrente, sì, e attacca di là. Lascia pure lì, sì. Vai. Okay. Allora, nel frattempo vi faccio vedere l'inserto che abbiamo già ovviamente fatto a casa. Mm-hmm. Sì. Eccolo qua, il risultato è questo. Base sotto croccante, sì, con il riso soffiato e sopra ganache. La ganache, sì. Eccola qua. Allora, lo appoggiamo Mettilo qui. Mettilo pure qui sopra. Ok, gelatina pronta. E poi mi serve l'amica mia, me la passa a Marisa, la per Marisa, favore. Marisa, come no? La sua amica preferita. Ok, te la prendo. Scusa, stavo... Te la prendo verde salvia. Bravo, questa volta. Quella più delicata, salvia, però. Quella che potrei distruggere praticamente solo guardandola. Allora, la gelatina si è sciolta, l'aggiungiamo alla panna semi montata. Mm-hmm. E poi andiamo ad aggiungere tutto alla mousse. Alla meringa. Alla meringa, ragazzi. Alla meringa. Vi serve qualche piatto, lo siete già preparato? No, adesso ci serve lo stampo, eccolo qua. Perché allora, vedi, guarda. Ovviamente la parte, di solito si mischia sempre la parte più consistente in quella meno consistente, a più riprese. Allora, vediamo. Quindi un la po'. Meringa nella mousse, che è un pochino più la meringa nella mousse. Sì, dal basso verso l'alto, a più riprese. Così non si smonta, che se la unissimo tutta insieme rischieremmo di smontarla. Sì, sì, si rischia perché poi magari non si smonta, però giustamente tutto, però, uno... Piano piano, ok, quindi a più passaggi a bisogna più farlo, a più riprese. E poi andremo prima a mettere una... Sì, una tu piccola... le fai queste torte con stampo così? Sì. Questo stampo no, non ce l'ho così, ma ne esistono... Come le fai? Mila tipi. Che stampi ti piacciono? Mi piacciono quelli a forma Roberto di bolle. Roberto, abbiamo capito questo. Sì, mi piacciono quelli a forma di bolle, e ce ne sono altri geometrici, sono molto molto belli. Io per esempio, a me piacciono tanto di una marca particolare, ma noi siamo qui a D, che è per esempio sanno. Quelle, per esempio ti ricordi la torta che ho fatto a Gloria per il compleanno? Sì. Quelli per esempio non sono stampi in silicone, ma sono in acciaio. Ok. Ce ne sono così tanti nel pacco che vanno... Gli inserti c'è un tipo di stampo con l'acciaio, poi c'è la parte esterna, la parte per la mousse,
bellissimi. Quelli, per esempio, geometrici, io, quelli sono più geometrici. Quelli sono più geometrici e hanno una forma, diciamo, varie forme che si intrecciano, che capito? Si puoi fare diverse forme della torta finale. Ho capito. Ti ricordi com'era? Sì, c'era questo rotondo, poi c'erano altri pezzi che tipo andavano tipo una luna intorno. Con una parte tonda. Beh, per esempio, no? Sì, ce ne sono tante. L'altro poi. Giorno invece vedevo delle ricette del tiramisù moderno, che credo sia fatto con uno stampo in silicone, perché c'era tutta questa forma, certo. Un po', come dire, con i vari, come se fosse fatto con la sacca poche, esatto, no? Esatto, ho capito qual è. Sì, fino, allora, fino. Qua allora, abbiamo fatto come se fosse un piatto di bucatini, ecco. Allora, guarda che bella, wow. È venuta bellissima. Tutta? Mo vediamo, perché l'inserto, essendo che c'è la base, lo mettiamo proprio esterno. Aspetta che sporchiamo prima anche tutto il bordo. Torta ovviamente di Capodanno, capite? Una torta 2023, speciale per questo anno. Sbattiamolo un po' così, sì, e sì, e leviamo le... Sbatti. Bolle d'aria. Le bolle d'aria, sì. E poi... Bene. È volato questo 2022 o sbaglio, ragazzi? Sì, mamma mia, abbiamo fatto 2022, un sacco di cose. Siamo prima quello e poi lo ricopriamo. Ma dici che già ce la facciamo? Secondo me siamo arrivati, prova un po'. Con il riso soffiato ovviamente in su, perché poi sformando la torta sarà la base. Vedi? Quando tu poi spingi un pochino... Allora, prendo la spatola, così la spatoliamo. Ma che bello! Si spatola per ricoprirla. E quella è la base, giusto? Sì, questa è la base. Ovviamente quando tu la taglierai si vedrà lo strato... Mm-hmm. Si vedrà l'inserto. Carino. Sì, la mousse e poi l'inserto che sarà sotto. Ma a due strati. Bello. Ok. Bello. E adesso questa se ne e va. E questa va ovviamente dove? Il congelatore. Ma per quanto tempo? Tantissimo. Io vi ricordo che Natale è passato e non mi avete regalato un abbattitore, ragazzi, quello da casa. Io l'avevo buttata come opzione. Allora, mentre quella che abbiamo preparato se ne sta in congelatore, Gloria e Roberto hanno fatto i compiti a casa. Guarda un po'. E aspetta. Hanno preparato, ecco, vedete qual è il risultato finale? È questa meraviglia qui. Nujoel. L'appoggio qui sopra? Sì. Nujoel. Allora, vediamo se Daniele riesce ad inquadrarla, perché voglio far vedere bene il disegno del diamante. È chiaro che è un bianco, magari. Oh, ecco, si vede. Adesso qua ho questa luce giusta, si vede. Mm-hmm. Abbiamo le luci giuste noi. Allora, adesso ragazzuoli la dobbiamo decorare. Adesso va decorata. Ma guardate che bella, ma guardate che meraviglia. Ma è facile poi togliere lo stampo di silicone? Sì, praticamente. Sì, perché è congelata. Sì, si apre allargando. Che avete preparato qua di decorazioni, allora, ragazzuoli? Noi avevamo pensato a uno spray. Oro. Però, per farlo proprio a gioiello. Però poi abbiamo detto, ma perché? Il solito oro. Credo che è andato a ruba. Non l'abbiamo trovato. Con tutta roba. Oro mi darai. No. Per averti così. Vado. Aspetta, copriamo un po' pure però lì, altrimenti non poi... mi macchiate la cucina, poi se no mamma sarà... Non mi sporcate la cucina di rosso, Che l'altra volta con la torta moderna e lo spray giallo. Questa è una cucina color salmone e salmone, anzi deve corallo rimanere. E corallo deve rimanere. Allora, io nel frattempo cerco. Facciamo così, guarda. Dove abbiamo messo la tipo più passa il tempo e più divento come mia madre. Ma è vero, io dico la stessa cosa con mia madre che mi diceva: stai attenta, quello non si fa, quello non si dice. Non sbriciolare. Non sbriciolare, non sporcare. E invece. Cioè, sarà diventa pallosi allora. No, dovremmo andare da un esorcista. Ecco, allora, spray rosso. Vai. Dov'è lo spray? L'odore a Robby. Allora, attenzione, questo è uno spray alimentare. Io intanto scaldo un po'. Rosso. Sì. Per fare questa torta pazzesca. Guardate che meraviglia. Mamma mia, ecco. Un attimo, arriva, abbiate fede. Guardate che bello. Madonna, mi sento, non lo so, un pittore del... anche un po', come dire, street art, no? Con le bombolette. Sì, siamo un po'... Che profumo poi questo spray. È burro di cacao. È burro di cacao. Ah, che bello. E qui ci si fanno. Che altro ci fate oltre queste torte così? Che altro ci colorate con questo spray? Solo questo tipo di torte. Perché deve andare su una superficie che deve essere congelata. Altrimenti non si attacca. Deve andare sul congelato. Sì. Un po' come le glass a specchio. Sì, uguale. Se non so, cioè deve essere lo shock termico che deve far attaccare la glassa, no? Lo shock termico. Sì, altrimenti non viene. Ok.
Ma che bella. Bella, bella rossa. Guarda, proprio di Capodanno, secondo me, è perfetta. Allora, la mettiamo direttamente augurale sulla portata. Sì. Quello tondo ce l'abbiamo Te lo sotto. Prendi? Te lo prendo, aspetta, ce forse ce l'abbiamo qua. Aspetta, aspetta, sì, esco sì. io e ce lo prendo al volo. Rotondo lo volete? Sì. Se ci fosse rotondo, sì. Sì, sì, c'è il rotondo, sì, ragazzi. Molto carino. Eccolo qua, bello rotondo. Organizzo. Tutto. Eccolo qua. E poi qua. Facciamo, ovviamente, adesso una decorazione. Eccolo. Vediamo ti prendo un po la spatola, quella un po' più grande. Ci abbiamo... Guarda un po'. Quello è cascato, quasi. Ma niente. Ci siamo. Bravi ragazzi. Vai. E voilà. La torta moderna okay. è stata portata in salvo. Togliamo questo. Questo lo togliamo. Adesso aspetta, la decoriamo. Sono fatti sporchi, eh? Adesso la decoriamo. Guarda a terra che abbiamo combinato. Non vi preoccupate. Sembra la scena di Il crimine Sembra di un film, delle, film dell'orrore. Sì. Allora, aspetta, guarda, faccio io così. Ecco, e puliamo in diretta, eh? Tutto live qui, ragazzi. Tutto Siamo live. A casa. Mamma mia, live. Mamma mia, mi mette paura questo colore rosso. Allora, guarda, Clau, mentre tu stendi sì, quella, bravo. Io magari rifinisco la parte... tutto a bordo bordo. Tutto allora. Il bordo sotto con la foglia oro per dargli un poco di... Capodanno. Allora adesso Gloria scalda la pasta di zucchero, lei l'ha detta la pasta di zucchero, vabbè, la scalda mai, con le mani, ormai, Roberto dai. Ha portato queste foglie oro, tanto per 24 cambiare. Carati, diciamo che ormai mette anche nella carbonara. Sì, sì. No, io adoro le foglie ma oro, poi stiamo usando sempre oro, ma in realtà ci sono anche altri colori. C'è l'argento. E la mirra, ma no, non la mirra, ma il rame. Però oggi ci voleva oro e rosso. Argento e rame. Lo useremo. I tre colori dell'oro. Oro bianco, oro giallo, oro rosso. Sì, anche quello. Bene. La decorazione come la decoriamo, Roberto? Come ti stai muovendo? Cosa ti sta ispirando? Ci mettiamo alla base sta foglia oro e poi sopra... Che fa da contorno. Sì, e poi sopra metterei due scintille, due cose per... Un po' di luce. Sì. Ci serve un po' di luce, ce l'hai un po' di luce? Serve un po' di luce. Abbiamo, certo. Ma che bello. Allora, intanto che Gloria impasta e Roberto fa il contorno con queste foglie oro e io mi soffermo sul casino che abbiamo lasciato nel lavandino. Allora, Gloria, questo 2022 com'è andato? Dimmi un po'. Bene, bello, un sacco di cose. Che cosa butti via e che cosa ti porti nel 2023? Allora, butto via le ansie, le angosce, le preoccupazioni e voglio un 2023 molto più leggero. Perché la vita è breve, ma è bellissima e quindi bisogna soffermarsi sulle cose belle che abbiamo. Pensa che proprio ieri leggevo delle frasi scritte da Buddha in cui si diceva che spesso noi chiediamo, no? Allora ci avrei bisogno di vorrei più questo. Invece anziché chiedere, anziché pensare che cosa vorremmo in più, invece bisognerebbe pensare a che cosa lasciare andare, che cosa abbandonare. Vero. Se uno si concentra bene, cioè, ma che cos'è a me che non mi fa stare tranquillo, che non mi fa stare sereno questa situazione, quella persona, intendevo. Si lascia andare quello, poi piano piano sul resto si aggiunge. Roberto, che meraviglia, sembra, mi sa qualcosa di ecclesiastico adesso, oh, questo Gesù. Rosso e oro, questo rosso e oro un po' cardinalesco. Un po' tipo il vestito da chirichetto che c'avevo io, ai tempi c'era la base... Tu facevi il chirichetto? Sì, da piccolo sì. Mamma mia. Te lo immagini lui, chirichetto? Io no! Roberto faceva il chirichetto, ragazzi. Sì. Proprio no! Ma dimmi un po', 2022 com'è andato? Ma, bene. Bene. Senti, mi passi un mattarello, per favore? Davvero vuoi il mattarello? Eh sì, devo stendere la pasta. Scusa, Roberto, sì, apro un secondo qua. Ah, no, non lo disturbare, pensavo Quale ci fosse. Quale vuoi dei due? Volevo farlo uscire dal impasse, ecco, ma... È andato bene, diciamo meglio quest'ultima parte, ecco. Però... Che cosa lasci del 2022 che cosa ti porti nel 2023? Proprio perché è andato bene. Proprio perché è andato molto bene, lascio tutto del 2022 per avere magari un 2023 novità. Che diciamo... Che cosa ti auguri? Novità. Che cosa ti auguri? Mi auguro la serenità, tante novità. Non sei sereno? Io sono sempre sereno. Ok, un po' più serenità. Vabbè, no, un po' la di serenità più. In generale, per me certo. e per le persone che voglio bene. Quella si augura sempre, secondo Assolutamente. Me. Assolutamente. Che cosa ti aspetti da questo 2023? Serenità.
Serenità, sì, belle notizie, insomma, tutte cose belle. Tutte cose belle. Andiamo a fare la stessa domanda al 911. Daniele? Eccomi. Com'è andato il 2022? Bene. Che cosa lasci nel 2022? Bene. Che cosa lascio? Lasci, che cosa lasci andare? Devo fare la tinta io invece nel 2023, perché guardate i capelli bianchi, tremendo. Tu lascerai andare i capelli bianchi facendo. Dite, accetto il bianco? Ma dai, che sembrò. Sei bello, così brizzolato. Certo, mi manca un dalmata. Daniele? Sì? Che cosa lasci del 2022? Nulla. Non abbandoni niente, è andato particolarmente bene? Sì. 2023 cosa ti auguri, che cosa ti aspetti, progetti? Spero che continui come il 2022. Mamma mia. Bene, vedi? Bello, bello. Spero bello. Continua come il 2022. Come il 2022, sulla stessa lunghezza d'onda. Sì, vero? Bel messaggio. Grazie, Daniele. Ciao. Allora, noi abbiamo degli stampini. Voi che avete combinato, avete portato degli stampini, un 2, un 0 e un 3. Indovina che faremo? Faremo 2, 2, 1, 0 e un 3. Bravo. E che vorrà dire sta 2023, cosa? 2023, ragazzi. Ma vi rendete conto che siamo già nel 2023? Mamma mia. Madonna, raga, il tempo vola. Ti ricordi che dicevamo, mamma mia, il 2000. Io mi ricordo il 2000 che dicevano che sarebbero andati in tilt i computer. Sì, sì, ti sarebbe ricordi? Finito il mondo. Arrivava la profezia Maya che diceva la tragedia. È perché il 2012 che doveva finire il mondo? No, vabbè. Mamma mia. Un coltellino di quelli certo. piccolini con la punta... Qualunque coltello, basta. No, se no te lo prendo qua dietro. Questo va bene? Sì, sì, grazie. Allora, io sto finendo qua. È un lavoro un poco lungo. È un lavoro certosino. Mamma mia. Certosino. Certosissimo, direi. Io, scusate, però io sta roba qua non la posso vedere. La devo togliere. Qualcosa piuttosto che chiacchierare. La devo togliere. La devo togliere assolutamente. Perché sennò poi a casa mi dicono che la mia cucina è disordinata. E cioè, che tua madre non se poi dica. Non c'è più. Non esatto, c'è più. Metti che viene qualcuno, capito? Ok. È un po' più ordinata. Sì, adesso ecco. Sì. C'è ancora una roba che si vede. Nascondiamo la polvere sotto il tappeto. Allora, Gloria, fammi un po' vedere qua che combini. Passa. Ah, abbiamo fatto. Ho fatto i due zeri e adesso facciamo anche il tre. Va bene, va bene. Ma che bella invece questa torta. Sai che rossa a me piace di più piuttosto che oro? A parte che ma c'è sì. comunque. Però Capodanno, rossa, augurale, rosso, amore, passione, fortuna. Che altro viene in mente col rosso? Daniele Ricciuto, tutte. Senza che ti chiamo. Sì. Che ti viene in mente a te, Cor? Quando tu vedi rosso, che cosa pensi? Quando vedi all'amore. Rosso? A parte che ti devi stare ferma al semaforo. All'amore. È mutandine di Natale. Pensa all'amore, capisci? Di Capodanno. Ecco. Pensa all'amore. Ma certo. Rosso. Ma poi di buon auspicio. Un amore che non posso. Così e bene, così. Bene, bene, bene. Ecco qua. Okay. Vediamo un po', Gloria, che ha combinato. Ma lo sporchiamo un po' con un po' di con foglia. Un po' di oro, sì. Vai con l'oro. Un pochino d'acqua. Con si le attaccherà pinze? Con l'acqua. Stacca, vediamo un po'. Vuoi un po' d'acqua? Ce l'ho una ce l'ho il bicchiere sì, d'acqua qua, d'acqua, eh? Proviamo. Se volete. Ma come. Ma posso fare una domanda? Prego. Certo. Perché 2003? Oddio, 23! No, ma no. 2-2-2. Bravo, Daniele. Avremmo attaccato vai, 2003. Vai. Oh, ma nessuno che mi diceva niente, ma però. Io stavo a pensare a loro qua. Lo sai perché? Quando 20 anni detto, fa, quando vintage. Abbiamo detto nel 2000, niente. E da lì tu sei partita, io sono andata. E adesso? E niente, mettiamo soltanto un 2 in più. Gloria, che facevi nel 2003? Ah, boh. Oddio, anche sembra una scena di Scary Movie. Che facevi nel 2003? Te lo ricordi il Capodanno 2003? Io sicuramente stavo a casa perché ero piccolino. No, me lo ricordo proprio. 2001 me lo ricordo, 2002, 2000 no, a casa. No, no, cioè non mi fate queste domande, vedi per Roberto, me. Roberto nel 2003 che facevi? Vabbè. 2003. Io, dai, pensaci io un attimo. Io nel 2003 stavo a Milano. A Milano? Perché lavoravo lì. Sì. Ho capito. No, Daniele, 2003 ti ricordi che facevi? Ma la comunione.
Davvero? Sì, avevo 10 anni. Ah, eh sì, perché 2001, io l'avevo fatta nel 2002-2003, quindi sì, 91, 2001, io avevo 12 anni. Lo sai che ho fatto io? Mamma mia, non mi dico questa cosa che mi sento una vecchia. Nel 2003 ho cominciato a lavorare, il mio primo vero lavoro. Ma cioè, dai. Sì, quello che poi è rimasto e che ancora sto facendo. Quindi sono 20 anni che lavori. Bravo. Sempre nella stessa azienda. Io ho penso. Cominciato nel 2001 a lavorare invece. Mamma mia, io facevo sì. La comunione invece nel 2001. Sì. La smetti, ti faccio sentire due vecchi però. Mo già della rimbambita mi avete dato. Che però i capelli bianchi ce l'ho solo io. Com'è possibile qua? Stinganno. No, ce l'ho anch'io, solo ce io l'avete? Faccio la tinta. Sì. Roberto, i capelli bianchi? Qualche filo. Ma sai che non ci ho mai fatto caso? Lui non c'ha i capelli bianchi. No, ce l'ho comunque. Ma no, te li tingi? Ma che c'hai? Ma te li tingi, Roberto? No. No. Oddio, sì, guarda, uno ce l'ho, c'è qua. Ma di lato, devi vedere di lato. Facciamo come le scimmiette, di un lato, poco tipo poco. Qua. Sì, vabbè, ma e due. Poi invece mi sta spuntando la barba bianca. Mm. È quello che si sta trasformando in Babbo Natale. In Babbo Natale. Sta trasformando 2003. Daniele, ce l'hai i capelli bianchi tu? Qualcuno pure lui. Sì. Ma lui è biondo però, si nota meno. Certo. È biondo e rosso, come sei Daniele? È chiaro. Che colore è sei chiaro, Daniele tu? Possiamo darla questa indicazione oppure usciamo fuori dalla io privacy? Io ho la barba rossa. La barba rossa e il capello? Ma castano chiaro, dai. Castano perché il papà è castano, la mamma è rossa. Quindi ha fatto un match. La mamma no, rossa cambio. Davvero, Daniele? Il papà è rosso, la mamma è castana, perché il rosso la barba ce l'avrà il papà. Immagino. Ma perché hai fatto sta? Ma perché? No. Ma no, no ma magari... No. Ma... no, non è così, non che è così. Cosa? Stava niente. Pensando... Sì, pensavamo un po'. Cosa, un po' mi sentivo un attimo Darwin. 2023, mamma mia che meraviglia, a me sembra... È 2023, ce l'abbiamo fatta? Sì, oh! Raga, a me non so perché mi sa qualcosa di ecclesiastico sta torta. Ecclesiastico? Mi sa qualcosa di Vaticano, ora qualcosa di cardinale, è rosso cardinale. Ci mettiamo aspettate. Due belle... Che fai? Prendo la nostra prendila, bellissima vai, alzatina, vai. Dai, vai con l'alzatina, te lo volevo dire, infatti, come volete l'alzatina? Metti l'alzatina, spegnete la piastra che non ci serve. Ci mettiamo due bei cosetti, qua e festeggiamo. Vai, e festeggiamo come se non ci fosse. Un tumorro. Lo mettiamo qua. È arrivato il momento di festeggiare, ragazzi. Daniele, musica maestro tra po'. Bravo. Oh. Uno te, uno me. Adesso prendiamo fuoco in diretta. Che paura. Oh mio Dio. Accendi di là. E poi possiamo prendere questo? Sì, dai, a me mi fa paurissimo questa cosa. Pure a me. Oh, e allora, da Mamel Bartolini, Roberto Cordanova, Gloria Procopio, vi auguriamo uno splendido, lei è la mamma che ha paura, vi auguriamo uno splendido 2023, per tutto ciò che desiderate, per tutto ciò che vi augurate, lasciate andare e accoglierete il bello. Noi ci vediamo come sempre, da lunedì al venerdì alle ore 11.30, minuto più, minuto meno, con tutta la luce di cui siamo bisogno di regalarvi. Ragazzi, sono finite pure le candeline, tanti auguri, divertitevi. Baci, aspettiamo le vostre foto su Instagram, buon 2020, ma quanto dura sta candela? Ah, perché ha preso quella più grossa, hai capito? Ha preso quella più grande, è finita pure per Roberto Cordanova, tanti auguri, ci vediamo su Instagram con gli auguri e appuntamento sempre qui, dal lunedì al venerdì ore 11.30, minuto più, minuto meno, solo sul 2, 6, 4, ciao, baci.